Sarei curioso di sapere, dopo questa Atalanta-Napoli, cosa diranno i dirigenti della Juve nel presentare la gara di stasera. Perché se non ho voluto parlare, no, di Juventus-Inter, di rispondere alla domanda, Ale, ma è una partita a scudetto? Semplicemente il discorso che la dirigenza ripete da mesi, giustamente, no? Vuoi o non vuoi, è quello di blindare il quarto posto. Tu stasera ci puoi arrivare in questa situazione sapendo che dietro di te ci sono 8 punti da chiunque. 8 punti e siamo alle ultime 8-7 partite di campionato. Perché Napoli-Atalanta oggi ti ha fatto capire che l'Atalanta, se poteva trovare la scorciatoia per recuperare sulla Juve, oggi ha perso il treno. E il Napoli quel treno scudetto lo sta inseguendo, perché nelle ultime 10 partite, signori, sono 23 punti con 7 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, quella con il Milan, che ancora pesa, perché è poi la sconfitta che ti fa cambiare completamente la classifica, da 2 punti in più al Milan ne toglie uno al Napoli, che cosa può voler dire anche solo pareggiare una partita del genere. E il Napoli fa questo risultato, diciamo, anche contro ogni pronostico. Cioè, non che l'Atalanta degli ultimi tempi si fosse dimostrata questo chissà che cosa, però comunque si tratta sempre di un big match dove all'andata, vuoi non vuoi, l'Atalanta ha vinto al San Paolo e qui il Napoli si è preso la vendetta in pieno, tra l'altro pungendo anche in contropiede con l'ultimo gol di Elmas. Dove io, se volessi analizzare da italiano, sono deluso da Insigne, purtroppo, perché oggi, vabbè, a parte il rigore, pennellata, e quel Politano lì che ti fa quel gol, come a dire, mamma mia sono italiano e mamma mia che non ho avuto modo di essere buttato in campo, fondamentalmente. Napoli che va lodato perché, ripeto, non solo mancavano gli squalificati Rachmani, che comunque ti ha contribuito a essere una delle migliori difese del campionato, cosa che ancora sei nonostante il gol subito di oggi, 23 gol subiti, l'Inter 24, la seconda miglior difesa, gioca Juan Jesus e si contiene lo stesso l'Atalanta, che crea una ragnatela intorno alla di rigore, arriva lì davanti e poi, insomma, l'ultima scelta non è sempre esatta. L'unica volta che hanno azzardato, con quel traversone messo in mezzo, liscio di Koulibaly e poi imbucata di De Ron, ma da lì poi parte anche dalla chiusura di Koulibaly il contropiede per il terzo gol. Nonostante, dicevo, l'assenza di Rachmani, quella di Osimhen, che comunque sì, era clamorosa, Napoli dipendente da Osimhen, offensivamente segna solo lui, bla bla bla, Napoli-Udinese lo conferma, assolutamente no, non c'è Osimhen, si vince lo stesso, e se non c'è né Rachmani né Osimhen, non c'è neanche Di Lorenzo, che le ha giocate tutte quelle che Dio metta in terra per quanto riguarda il Napoli, e lo ha sostituito degnamente, in modo commovente, Zanoli, che non so se sarà un classe 2003, 2004 o 2002, ma fatto sta, tanta roba, tanti anticipi, tanta convinzione, il primo gol nasce così, nasce dalla sua voglia e anche forse dallo stupore degli avversari a concedergli il campo, a prendersi la consiglia interna, vede il taglio per Mertens, che tanto riesce sempre a fare quel movimento, e se Musso sbaglia l'intervento, prende corpo, prende tutto e dà il calcio di rigore. E così si sblocca l'ennesima partita che l'Atalanta, in casa sua, non porta a casa. Poteva aver portato a casa veramente come unica roba in casa sua quella con la Juve, dove meno male che Danilo lì ci mise il punto esclamativo, se no la classifica, anche per quanto riguarda quarto e quinto posto, poteva essere più preoccupante. Però di che stiamo parlando? Juve 59, Atalanta 51. Ricordo ancora quando 3 mesi fa la Juventus, proprio durante Juve-Napoli, dopo il gol di Politano, eravamo a meno 7 dall'Atalanta. Adesso siamo a più 8 dall'Atalanta, a pari partite, perché la Juventus ancora deve giocarla quella con l'Inter e l'Atalanta dovrà recuperare a maggio, ma vediamo se riuscirà a superare il Lipsia, che è spaventosa come squadra, come momento di forma in questo momento. C'è la Roma, che potrebbe confermare ulteriormente la mia teoria. Cosa potrebbe essere per stasera il futuro della Juve senza una vittoria? È finita, cioè fine la nostra stagione, perché le altre ti scappano, l'Inter andrebbe a 63 a più 4, con la partita da recuperare sarebbero potenziali più 7. Perché poi l'Inter andrebbe a riprendersi il Napoli, vincesse entrambe le gare, andrebbe a 66, Juve 59, Milan 66, senza contare la partita di Bologna, praticamente lo spartiacque del campionato la Juve. Non può prendere le prime tre, è troppo lontana dalle altre inseguitrici, perché la Lazio a 52
e Juve 59, sono 7 punti. Roma potrebbero diventare meno se dovesse arrivare una vittoria, ma sono sempre comunque 5 punti con gli sconti diretti a favore, che insomma per la Juve penso sia l'unica squadra con cui si possa avere gli sconti diretti a favore tra le prime 7 in questo momento, perché dobbiamo ancora giocare il ritorno con la Lazio, anche con quella dovrebbero essere tutto a posto per scontri diretti. Con l'Atalanta no, ma l'Atalanta floppa un'altra volta, l'Atalanta che nelle ultime ormai 15 partite è letteralmente decima con 20 punti, ne ha presi di più quasi il Torino stesso, anzi ha fatto gli stessi punti del Torino, gli stessi punti dello Spezia, anzi parliamo proprio di un giro di ritorno con numeri letteralmente da settimo ottavo posto per l'Atalanta. Le ultime 10 l'Atalanta la troviamo quasi forse ancora più giù al dodicesimo posto, con l'Udinese più in forma di lei. Cioè, questo è proprio uno spartiacque stasera, una roba dove non voglio dire, cioè, la Juve deve vincerla obbligatoriamente, cioè, la pretesa di vincerla, capisci che la Juve non ne ha mai vinta una con le prime tre in classifica, mai. Quindi, potere affermare la seguente parola: se stasera la Juve non vince con l'Inter, noi ragazzi ci si può vedere anche per la prossima stagione, perché gli obiettivi sono finiti. Cioè, l'unico problema sarebbe dormire troppo per farsi recuperare da quelle dietro, perché la classifica ti impone questo. Per l'obiettivo finale resto sempre dell'idea che al di là di tutto quello che possa succedere stasera, anche estremamente in caso positivo, sia sempre lontano l'obiettivo, però certo è vero che Atalanta-Napoli tutto ti saresti aspettato tranne questa vittoria del Napoli convincente, dove ancora una volta Lobotka si mangia il centrocampo, si mangia gli avversari e dà una scossa a questa squadra, un giocatore che non era minimamente il titolare, dove oggi anche Fabian qualche acciacchetto ce l'ha avuto, è partito dalla panchina, non ha importanza, oggi il Napoli vince a Bergamo, e scusatemi se è poco, e visto che il Napoli poi è chiamato sempre con l'epiteto non vince mai con le top nel momento cruciale, scusatela un attimo il Napoli per questa vittoria, scusatela, perché insomma ancora si ricordano tutti i discorsi fatti, no? Quando il Napoli poi ha fallito con le milanesi gli incontri, però alla fine il Napoli è lì e sarà lì ancora ad aspettare un passo falso del Milan, che non ne vuole sapere di perdere partite, ma il Napoli comunque continua a rimanere attaccato, avrà come prossimi impegni Napoli-Roma con Zambanguissa, che insomma, o Napoli-Fiorentina, penso Napoli-Fiorentina, che si è fatto espellere proprio, espellere, si è presa l'ammonizione ma era in diffida, salterà la Fiorentina, poi ci sarà anche la Roma, quindi comunque di queste 7 partite finali le prossime 2 saranno cruciali, entrambe al San Paolo, Fiorentina da una parte, Roma dall'altra. Magari non sarà semplice come l'anno scorso per il Napoli affrontare la Fiorentina in casa, mi ricordo che ancora il 6-1 finì se non sbaglio l'anno scorso. Comunque sia, anche lì poi sicuramente quando ci sarà una Milan-Atalanta, Napoli lì dovrà sperare, come ha fatto il Milan oggi con il Napoli, che l'Atalanta possa fare di meglio. Onestamente, Atalanta che attualmente ad oggi deve impegnarsi per centrare l'Europa League, cosa non scontata perché c'è anche la Conference se arrivi dietro i primi 6 posti, quindi Atalanta che sta in netto calo, ha un'importanza mentale che sul fattore Europa League da priorità, questo è innegabile, ma di fatto cioè, l'Atalanta ormai questi big match non li vince più del girone d'andata e sì, fa impressione perché l'Atalanta ormai ci aveva abituato a essere una conferma, però può anche voler dire che alla lunga poi cosa? I problemi, gli infortuni, Zapata uno solo, cioè Toloi 2, forse c'era uno squalificato in mezzo al campo, ma non ci inventiamo troppe cazzate. Oggi anche il Napoli aveva le sue assenze. Atalanta che sta lentamente, come era prevedibile che negli anni potesse succedere, svanendo tra i primi 4 nomi della classifica. Questa volta non, quest'anno spero, immagino, non ci sarà. Non voglio aspettarmi sorprese per quanto riguarda l'Atalanta, ma più forse dopo una delle due romane, per quanto conviene la classifica. Stasera non ho preparato niente, nessun video rituale, pronostico, la vediamo in live e poi torniamo qua con questo, purtroppo, con questa presa di coscienza che già mi doveva appartenere, però adesso è realtà. La Juventus, se stasera non batte l'Inter, come passerà le ultime 6 di campionato? A fare che cosa e a credere in che cosa? In niente. Anche se
La Juventus, poi ricordiamo, dovesse vincere e l'Inter vince il recupero, sarebbe sempre quarta, ma cambierebbe totalmente. Purtroppo è una cosa che vuoi o non vuoi, ti libera dalle pressioni per le inseguitrici, però lì davanti che si fa? Si vince? Bella.